Namaste Yogis, sono Barbara Beltrami, vi do il benvenuto qui sul mio canale YouTube, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Oggi ho in serbo per voi una nuova lezione che fa parte della mia scuola Fly Flow Yoga, una scuola dove pratichiamo live tutte le settimane, quindi c'è un calendario di lezioni live, infatti vedrete i miei allievi e le mie allieve qui nello schermo, e dove ci sono tantissimi programmi, centinaia di ore di lezione per migliorare le proprie skill, progredire nella propria pratica e fare diciamo tantissime diverse lezioni per tutti i gusti. Quindi se volete visitare la mia scuola, volete praticare live insieme a me, volete veramente avere una progressione nella vostra pratica, vi invito a cliccare sul link qui sotto, avrete accesso alla mia scuola e soprattutto avete accesso ad un programma gratuito che si chiama Yoga 7, completamente gratuito, 7 giorni di lezioni da 45 minuti circa come questa, più meditazioni ed esercizi di respirazione, quindi un programma completo di una settimana che vi farà un pochino fare esperienza di cosa significa essere all'interno della mia scuola. Io vi aspetto, mi raccomando, non perdete questa opportunità, intanto godetevi questa lezione. Namaste Yogis, benvenuti in questo Morning Flow dove vorrei lavorare con voi bene sull'apertura nella parte anteriore del corpo, quindi sull'apertura del cuore, che significa andare un pochino a lavorare sui inarcamenti della colonna. Andiamo a cominciare la nostra pratica, vorrei fare prima un piccolo esercizio di pranayama, di respirazione, quindi andiamo a sederci magari sul mattoncino, sapete che mi piace portare il bacino su una posizione elevata rispetto alle ginocchia per trovare un buon allineamento della colonna. Rilassate bene le mani, se volete un mudra semplicissimo andate a portare l'indice e il pollice a toccarsi, chiudete gli occhi. E nella nostra pratica, la prima pratica che facciamo, quindi la prima cosa che alleniamo, è portare tutta la nostra attenzione qui e ora. E usare il corpo e il respiro sono le prime cose che facciamo, perché il corpo e il respiro esistono solo e unicamente nel momento presente. Quindi quando ci ancoriamo al corpo, al movimento e al respiro, automaticamente la nostra mente lascia andare i pensieri su quello che era ieri, quello che sarà dopo, quello che sarà domani, e arriva qui. Ieri con le mie allieve del teacher training parlavamo di come sarebbe la vita se fossimo capaci di avere la massima attenzione al momento presente in qualsiasi cosa facciamo, in qualsiasi momento della giornata. Contempliamo cosa sarebbe la nostra vita se riuscissimo a fare questo. Approfondite il respiro. Cercate di portarlo ad essere pari nell'inspirazione e nell'espirazione. Cercate di renderlo completo e profondo. E da qui tenete la mano sinistra dov'è. Prendiamo la mano destra, andiamo a portare nel palmo l'indice e il medio. Con la destra tapperemo la narice destra, con la sinistra la narice sinistra. Andiamo a fare una tecnica che si chiama Nadi Shodhana, quindi il respiro a narici alternate per qualche ciclo. Quindi quando vi darò le indicazioni, quindi seguite le mie indicazioni, dopodiché vi lascerò andare da sole per un pochino. Quando siamo pronti, prima di iniziare, un bel respiro profondo dal naso. Espirate completamente. Tappate la narice destra, inspirate dalla narice sinistra.
tappate la sinistra e espirate dalla destra. Inspirate dalla destra, a fondo, tappate e espirate dalla sinistra. Inspirate dalla sinistra, tappate e espirate dalla destra. Continuate col vostro ritmo, cercando di mantenere la durata dell'inspirazione e dell'espirazione della stessa lunghezza. Facciamo 5 cicli. Con l'ultima ispirazione che farete dalla sinistra, lasciate andare. Stiamo qua un secondo, riportando la mano destra alla gamba, a esplorare la sensazione che ci dà questa tecnica. C'è sempre un effetto provocato da modificare la respirazione, quindi prendiamo sempre un minuto per vedere se lo riconosciamo, se lo troviamo. E da qua andiamo a aprire gli occhi, spostiamo il mattoncino, andiamo a prendere anche l'altro mattoncino, quindi li portiamo sulla cima del tappetino, l'altezza che preferite, possibilmente la altezza media. Andiamo a appoggiarci sui gomiti. Camminiamo un pochino indietro con le ginocchia in modo da, coi palmi uniti, riuscire a affondare bene col petto verso il pavimento. Magari andiamo a portare per un istante i pollici in mezzo alle scapole. Le scapole si chiudono. E cominciamo a sentire la sensazione nella zona delle spalle, della parte superiore del braccio. Magari c'è una sensazione di tensione. Normale, è mattina, questo è un movimento già intenso di allungamento, quindi fate come se riusciste a mandare il respiro in questa zona, come se fosse un balsamo che scioglie la tensione. Restiamo con la tensione, ma in qualche modo cominciamo a scioglierla. Da qua, rimanendo esattamente dove siete, spingete nei gomiti, provate a uscire dalla posizione, attivare il core, aprire bene le scapole, quindi portate le scapole in avanti, in protrazione, e espirando affondate. Quindi lasciate cadere di nuovo, lo facciamo altre 3 volte, inspirando veniamo su, cercate di spingere bene nei gomiti, usate tutta la vostra forza, e espirando scendiamo, inspirando su, espirando scendiamo, e restiamo qua qualche respiro, magari riusciamo, ci accorgiamo che il viso si avvicina un pochino di più a terra, c'è già un po' più di lunghezza nel corpo, in questa zona del corpo, e piano piano
Avviciniamo le ginocchia, usciamo dalla posizione, andiamo a mettere i mattoncini in una posizione che non ci disturbi. Durante il nostro flow ci sediamo sui talloni, opzione di sedersi con le punte dei piedi puntate allargando bene le dita dei piedi, se poi c'è fastidio venite sul dorso. Inspirando portiamo bene le braccia in alto, espirando mano destra a terra, braccio sinistro sopra la testa, cercate di avere il braccio lungo, disteso, come se qualcuno lo stesse tirando. Distendere il braccio aiuta ad approfondire l'allungamento nel lato sinistro. Inspirando veniamo su, espirando andiamo dall'altra parte. Ottimo, cercando di rimanere centrali, addome bello attivo. Inspirando torniamo su, espirando andiamo ad aprire bene i gomiti a cactus, aprendo il petto, cercando di portare i gomiti dietro la schiena. Espirando chiudiamo per andare a toccare i gomiti e andiamo a arrotondare la schiena. Inspirando apriamo, espirando chiudiamo. Ogni volta rendiamo il movimento più profondo. Inspirando apriamo, espirando chiudiamo. E questa volta inspirando apriamo, andate a distendere le braccia, incrociate le dita dietro, ruotate bene le spalle indietro e ad andiamo ad aprire bene bene bene. Magari sciogliete dalle punte delle dita se l'avete presa questa posizione. E lasciamo andare, braccio destro sotto, braccio sinistro sopra, andiamo a trovare le braccia di Garudasana. Spingete bene i gomiti in alto e poi li spingiamo verso il basso, arrotondando la schiena. Inspirando su, espirando giù, cercate bene mobilità. Inspirando su, espirando, andiamo ad aprire. Inspirando portate le braccia in alto ed espirando andiamo dall'altra parte, braccio sinistro sotto, Garudasana arms, braccia di Garudasana. Inspirando aprite bene, portate i gomiti più in alto che potete, espirando cercate di portarli verso le vostre gambe. Ottimo, inspirando apriamo, espirando chiudiamo, ultima volta, inspirando aprite, espirando andiamo a chiudere e poi sciogliete le braccia, magari facciamo qualche rotazione nelle spalle, ci portiamo in quadrupedia, sciogliete bene, magari anche un paio di rotazioni sui polsi, mani bene attive, da qui trovate bene la posizione, braccio destro avanti, solleviamo anche la gamba sinistra, allunghiamo e provate a sollevare il più possibile il braccio destro e la gamba sinistra. Guardate bene in avanti, da qui pieghiamo il ginocchio, dall'interno andiamo a prendere il piede, ruotando la spalla destra in avanti, spingete col piede nella mano e cercate un po' di inarcamento. Ottimo, da qua lasciamo andare, portate la mano destra a terra, puntate il piede destro, cominciamo a salire col ginocchio destro, distendete la gamba sinistra, andiamo in un bel cane a tre zampe. Piegate il ginocchio, aprite bene l'anca, cercate di aprire l'anca radicando la spalla sinistra a terra, quindi è come se spingessimo nella mano sinistra per tenere le spalle in posizione mentre andiamo ad aprire nella zona del bacino. Un paio di rotazioni del ginocchio, prima da una parte, poi dall'altra, poi portiamo il piede a terra. Inspirando venite in avanti, portate le spalle sopra i polsi e venite in un cane a faccia in su modificato, spingete nelle mani, punte dei piedi attive, aprite bene il petto come se le spalle venissero indietro, il petto ci scoppagliasse oltre le braccia. Espirando cane a faccia in giù, ginocchia a terra. Andiamo dall'altra parte, braccio sinistro in alto, seguito dalla gamba destra, allungate, allungate bene, spingete nella mano destra, trovate stabilità, per poi portare il braccio sinistro in alto e la gamba destra più in alto che potete, più in alto che potete, gamba attiva, piegate il ginocchio, andate a prendere il piede, ruotate bene la spalla sinistra in avanti,
e allunghiamo, cercando di portare la spalla sinistra sulla stessa linea della destra, il ginocchio destro più in alto che potete, sentiamo l'inarcamento nella schiena. E da qua lasciamo andare, tenete la gamba destra sollevata, puntate il piede sinistro, gamba destra bella attiva, distesa, solleviamo il ginocchio sinistro, ci portiamo in un cane a tre zampe, piegate il ginocchio, aprite bene l'anca, mentre lo fate radicate bene la spalla destra a terra, quindi portate il peso sulla mano destra e continuate ad aprire il ginocchio verso l'alto, tallone al gluteo. E da qua due bei cerchi profondi, prima da una parte, poi dall'altra. Apriamo ancora un secondo e poi ci portiamo nel nostro cane a faccia in giù. Magari pedaliamo un pochino coi piedi, tenete le ginocchia morbide, cercate lunghezza nella parte superiore del corpo e tirate bene i talloni verso terra. Inspirando srotoliamo la colonna, veniamo in avanti, cane a faccia in su modificato sulle punte dei piedi, spingete nelle mani come se dovessimo allontanarci il più possibile dal tappetino e aprite le spalle dietro di voi, c'è spazio nella parte anteriore, il cuore si espone. Espirando, cane a faccia in giù. Da qui ci andiamo a portare coi piedi in mezzo alle mani sulla cima del tappetino. Il viaggio è vostro, può essere un piccolo passo, un salto, quello che sentite più giusto nel vostro corpo stamattina. Quando i piedi sono in mezzo alle mani, inspirando, Ardha Uttanasana, mani alle tibie, schiena bella bella lunga, addome attivo. Espirando piegate generosamente le ginocchia per questo primo Uttanasana, lasciate andare il collo, prendete i gomiti, cercate bene la posizione nel piede, quindi il piede si appoggia in tutti i suoi angoli, angolo esterno dell'alluce, angolo esterno del mignolo tallone e poi usate bene anche le dita dei piedi. Trovate la massima stabilità e da qua provate a distendere le gambe senza staccare il petto dalle vostre gambe. Sciogliete le mani, inspirando, sciogliamo, saliamo una vertebra alla volta usando bene la schiena, inspirando portate le braccia in alto, allungate bene, espirando braccia dietro la schiena, incrociate come prima all'inizio, ruotate le spalle indietro, allontanate il più possibile le braccia dai vostri glutei e aprite. Sentite bene la sensazione di apertura. Da qua andremo in Uttanasana con questa posizione delle braccia. Quindi inspirate, espirando veniamo avanti, non staccate i palmi. Se serve piegate le ginocchia, il petto va alle gambe, il collo si scioglie. Le braccia vengono in avanti. E da qua un paio di respiri. Lasciate andare le mani. Inspirando, Ardha Uttanasana. Espirando, mani a terra, fate un lungo passo indietro col piede destro. Andiamo a cercare Anjanayasana. Braccia al cielo. Qui cerchiamo di fare in modo di sentire il bacino come se fosse un macigno. Il bacino affonda. La parte superiore del corpo si allunga verso l'alto, aprite bene, piegate il gomito destro dietro di voi, quindi come se andiamo a cercare Gomukhasana, e il braccio sinistro viene sotto, provate ad andare a toccarvi le mani, ma quello che vorrei è che non stringete con le dita e tirate, cercate di mantenere la posizione attiva, le dita cercano di toccarsi, ma le braccia ma non si intrecciano, in modo che usiamo la forza delle nostre braccia per tenere bene questa posizione, facciamo un po' di flessibilità attiva, un po' di mobilità. Tenete le mani così, senza stringere, inspirate, espirando distendiamo la gamba davanti e veniamo in Ardha Uttanasana mantenendo le mani in questa posizione. Allungate bene la schiena. Da qui sciogliete le mani, mano destra
all'interno o all'esterno della gamba sinistra, andiamo a cercare una bella torsione profonda. Ottimo. E da qua risaliamo a fondo basso in torsione, mano sinistra alla gamba destra, braccio destro in alto, allungate, aprite bene il petto. Espirando veniamo con le mani a terra, sollevate il ginocchio destro, andiamo a trovare la nostra tavola, spingete con l'inspirazione bene le spalle oltre i polsi, espirando chaturanga, ci fermiamo a metà strada, corpo bello forte, 3, 2, 1, inspirando, cane faccia in su, anche qua lo sforzo è respingere il tappetino e aprire bene, espirando ruotate sui piedi, cane faccia in giù, inspirando portate la gamba destra in alto, espirando passo destro sulla cima del tappetino seguito dal sinistro, inspirando Ardha Uttanasana, espirando andiamo un po' a fondo in Uttanasana, magari qua riusciamo già a tenere le gambe un po' più distese, inspirando braccia al cielo, espirando mani al cuore, riprendiamo giusto fiato un secondo, riportiamo l'attenzione qui al momento presente, se è andata da qualche parte, riprendiamo contatto col corpo, col respiro e andiamo dall'altra parte, inspirando braccia al cielo, espirando le portiamo bene dietro la schiena, incrociate le dita, ruotate le spalle indietro proprio come se le scapole si toccassero e spingete da qua le spalle verso il basso, portate le braccia più indietro che potete, aprite, 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 espirando con le braccia incrociate così ci tuffiamo in avanti, fronte alle tibie, le ginocchia sono piegate quanto serve. Lasciate andare, inspirando veniamo su a metà strada, Ardha Uttanasana, espirando passo indietro questa volta con la gamba sinistra, inspirando veniamo su, bacino pesante che affonda così sentiamo bene l'allungamento nel quadricipite sinistro mentre le braccia si allungano al cielo, il busto si allunga, da qui andiamo a piegare il gomito sinistro, lo portiamo dietro la testa, braccia di Gomukhasana, andiamo dietro col braccio destro ma non cerchiamo l'incrocio, le dita si toccano, si sfiorano e noi facciamo tutto lo sforzo muscolare per mantenere questo contatto delle dita senza chiudere l'incrocio, aprite bene qui, inspirate, espirando distendiamo la gamba davanti, veniamo in Ardha Numanasana, un po' di equilibrio, cercando di tenere il contatto tra le dita senza stringere. Da qua sciogliamo le braccia. Il braccio sinistro può essere sotto la spalla o all'esterno della gamba destra. Magari con la mano destra aiutatevi alla base del femore a ruotare bene indietro l'anca destra e poi andiamo a cercare la torsione nel busto senza coinvolgere il bacino. Inspirate qui, espirando veniamo in un affondo basso in torsione, cercando di ruotare bene nel busto, di portare le spalle sulla stessa linea delle gambe, braccio destro alla gamba sinistra, braccio sinistro in alto, andiamo a allungare bene, ottimo, e da qua torniamo al centro, ruotate le mani a terra, sollevate la gamba sinistra, piede destro vicino al sinistro, tavola, corpo bene in asse, assicuratevi di avere bene l'addome attivo, inspirando spingete avanti, espirando mentre scendiamo piano sentite le scapole che si riposizionano, si chiudono un pochino e da qua sciogliete le spalle indietro per aprirvi nel vostro cane a faccia in su, aprite bene il petto, espirando cane a faccia in giù. Andiamo a fare qualche bel respiro profondo, inspirando gamba destra in alto, portiamo il piede sulla cima del tappetino seguito dalla sinistra, inspirando venite su,
a metà strada, espirando Uttanasana, inspirando saliamo braccia al cielo, espirando mani al cuore, sempre il nostro respiro per risettare, riportare l'attenzione al presente, radicare bene le fondamenta, le radici a terra per muoverci con più sicurezza e con più leggerezza. E con la prossima ispirazione, braccia al cielo, espirando Uttanasana, bello profondo, espiriamo fino in fondo. Con la prossima ispirazione, Ardha Uttanasana, espirando mani a terra, e andiamo a cercare il nostro vinyasa, un passo, un salto. Inspirando, cane a faccia in su, fate sempre bene questo lavoro di aprire le spalle, spingere il bacino in avanti e respingere il tappetino con le mani. Ruotiamo sui piedi, cane a faccia in giù. Inspirando, gamba destra in alto, pieghiamo il ginocchio, apriamo bene l'anca, ruotiamo sul piede sinistro, lentamente il piede destro, poggia a terra. Inspirando, ruotate bene il busto verso l'alto, ruotate il braccio destro in alto, Kamatkarasana. Cercate proprio di ruotare tutto il petto verso il cielo. Inspirate qui, espirando, passando da una tavola laterale, andiamo a portare il ginocchio in alto, ruotiamo sul piede sinistro e portiamo il piede destro sulla cima del tappetino. Inspirando, andiamo bene in un affondo alto, affondando bene nella gamba davanti, 90 gradi. La prima cosa, piegate il ginocchio dietro, cercate bene stabilità nel bacino, come se facessimo due angoli di 90 gradi con le gambe, troviamo stabilità nell'addome e da qua ridistendete la gamba dietro con l'addome bene stabile. Inspirando, braccia in alto, espirando, scendiamo mentre apriamo i gomiti, li portiamo dietro la schiena. Inspirando su, espirando, scendete, apriamo bene, inspirate su, ancora due volte, espirando, scendiamo, petto bello aperto, inspirando su, espirando, scendiamo, ginocchia a terra, portate le braccia dietro, incrociate, andate ad aprire bene. Inspirando, riportate le braccia in alto mentre risolleviamo il ginocchio e andiamo a trovare le braccia di Garudasana, destro sopra, sinistra sotto, spingete bene 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 in alto e da qua veniamo in un guerriero 3 mantenendo le braccia così, cercate bene la stabilità nel piede destro, sollevate il piede sinistro. Inspirando, lentamente portiamo il ginocchio sinistro al petto e andiamo a trovare Garudasana anche con la gamba sinistra. Muoviamoci lentamente per mantenere il focus e l'equilibrio. Portiamo i gomiti in alto, bacino indietro. E da qua sciogliamo. Ginocchio sinistro al petto. Se serve appoggiate il piede a terra per riposare, ma se no direttamente ginocchio sinistro al petto, andiamo a prenderci il piede sinistro dall'interno, ginocchia sulla stessa linea, prima di muoverci in Natarajasana, portate il braccio destro in alto e cercate bene l'apertura nel petto, prima il petto si apre, si inarca e poi cominciamo a spingere col piede nella mano, ginocchio in alto, allunghiamo bene, apriamo bene, e sentiamo qua l'inarcamento, sentiamo l'apertura e da qua sciogliamo piano piano, lasciate andare, facciamo un passo indietro col piede sinistro, siamo ancora in un affondo alto, espirando portate la mano sinistra a terra, braccio destro in alto, trovate bene la rotazione, ginocchio sinistro a terra, sempre questa sensazione del bacino che ha un peso che scende a terra, pieghiamo il ginocchio sinistro, andiamo a prenderlo con la mano destra e apriamo bene,
spingendo bene il petto, ruotando indietro la spalla destra. E piano piano sciogliamo la posizione, portate la mano destra a terra, gamba destra in alto, cane a tre zampe. Andiamo ancora a cercare Kamat Karasana. Questa volta c'è un'opzione per chi vuole, per chi se la sente, di portarsi in una ruota, portando la mano destra a terra. Solo un'opzione, nessuna obbligo di fare questo, solo se il nostro corpo ci dice: ma mi piacerebbe andare là. E poi in qualsiasi posizione siamo, lentamente riportiamo la mano destra a terra, gamba destra in alto, inspirando cominciate a piegare i gomiti, tenerli vicini, scivoliamo in avanti, cane a faccia in su, apriamo bene il petto, espirando, cane a faccia in giù, un bel respiro dal naso, espirando dalla bocca, inspirando gamba sinistra in alto, piegate il ginocchio, aprite bene l'anca, transitiamo nel nostro Kamat Karasana come se fossero mille posizioni prima di arrivare alla posizione finale. Inspirando aprite bene, petto verso il cielo, allungate, inspirate qui, espirando passiamo da Vasisthasana, ginocchio al petto, movimenti controllati, braccia sinistra in alto, ruotiamo sul piede destro, teniamo il ginocchio sinistro bello alto e portiamo il piede sinistro lentamente in cima del tappetino. Inspirando, veniamo nel nostro affondo alto, braccia bene al cielo, inspirate bene qua, piegate il ginocchio dietro in modo da sentire, sentite con le mani il bacino, le anche sono perfettamente allineate, non ce n'è una più alta, più bassa, l'addome è attivo. E poi da qua spingiamo indietro la gamba destra, braccia in alto, inspirate, affondate un po' di più nella gamba davanti, espirando apriamo bene i gomiti, ginocchio destro a terra, inspiriamo su, espirando scendiamo, inspiriamo su, solo muovendo la gamba dietro e le braccia, espirando scendiamo ancora due volte, inspirando su, espirando scendiamo, ultima volta, inspiriamo su, espirando questa volta scendiamo con le braccia ben aperte, distendete, incrociate e andiamo ad aprire bene, allungate, cercate proprio qua di tirare le spalle verso il basso, magari a questo punto sentiamo l'apertura, inspirando portate le braccia in alto, saliamo con la gamba destra, braccio sinistro sotto il destro, incrociamo bene, spingete bene in alto, stabilizzate bene il peso sul piede sinistro, lentamente veniamo avanti e ci stacchiamo in un guerriero 3, bene sollevate la gamba dietro, allunghiamo, allunghiamo, allunghiamo e lentamente il ginocchio destro al petto, mantenete il focus per mantenere l'equilibrio, andiamo a trovare Garudasana e quando siamo qua spingiamo il bacino indietro, i gomiti in alto e respiriamo e poi sciogliete ginocchio destro al petto. Se riuscite a non poggiare il piede a terra, ma se avete proprio bisogno di un attimo di riposo, portate il piede a terra, andiamo a prendere il dorso del piede, braccio sinistro in alto, prima cosa vogliamo posizionare la schiena, le spalle guardano in avanti, il petto si apre bene, è da qui che andiamo a cercare la profondità e poi spingete col ginocchio, col piede nella mano e portate il ginocchio in alto, continuando a lavorare nella schiena. Allunghiamo, allunghiamo, allunghiamo e piano piano portiamo il piede destro in fondo al tappetino, inspirando braccia in alto, espirando mano destra al piede sinistro, braccio sinistro in alto,
ginocchio destro a terra, bacino pesante, spingete in avanti, magari il ginocchio sinistro viene un po' in fuori. Andiamo a prenderci il piede sinistro, il piede destro, scusate, e ruotate indietro la spalla sinistra. Aprite, guardate in alto, bacino affonda verso terra, come fosse un sasso. E da qua lasciamo andare, mano sinistra a terra, solleviamo, portiamo la gamba sinistra in alto, piegate il ginocchio, aprite bene l'anca e andiamo di nuovo in Kamakarasana, magari rendendola un pochino più profonda di prima. Opzione ruota per chi la vuole, ruotando sulla mano destra. La parte difficile di questa transizione è, per assurdo, una cosa che sembra semplice, ovvero ruotare la mano. In qualsiasi versione siete, ci prepariamo per tornare da Kamatkarasana a cane a tre zampe, gamba sinistra in alto. Inspirate qui, espirando scivoliamo in avanti, cane faccia in giù, scusate, cane faccia in su. E poi, ottimo, cane a faccia in giù. Facciamo qualche bel respiro profondo. Portate le ginocchia a terra. Magari veniamo al centro del tappetino. Andiamo a sederci sui talloni. Andremo a fare qualche versione del nostro camel Ustrasana. Potete avere le mani sulla parte posteriore della schiena, anzi la prima volta facciamolo così, portate le mani sulla parte bassa della schiena, dita che guardano in alto, spalle ruotate indietro come quando andiamo indietro con le braccia, quindi le spalle sono bene ruotate indietro, il petto è bello aperto come se i gomiti volessero avvicinarsi uno all'altro dietro di voi, e da qua cominciate a spingere nella schiena per sollevare e portare bene il bacino sulla stessa linea delle ginocchia. Spalle sempre più indietro, andate bene bene ad aprire. E poi sciogliamo un secondo. Qualsiasi sia il backbend che facciamo, la sensazione nel cuore c'è subito. Quindi godetevela, cavalcatela. Lasciate che l'euforia, l'energia che danno queste posizioni lavi il corpo, si diffonda in tutto il corpo. Potete rifare questa versione oppure andare con le mani sui talloni. Quindi come preferite, mani sui talloni oppure mani come prima. Inspirando, saliamo. Aprite bene. Spingete il bacino in avanti mentre chiudete le scapole e ruotate indietro le spalle. E lentamente usciamo dalla posizione. Ultima versione. Arrivate fino a dove sentite. Portiamo le mani al cuore. Da qui cercheremo di portare la testa a terra e tornare indietro. Quindi ci allungheremo indietro. Utilizzeremo da una parte l'apertura, ma l'addome deve essere attivo per sostenerci qui. Quindi portate le mani al cuore, inspirando aprite bene nel vostro Ustrasana e questa volta cominciamo a venire indietro, 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 indietro. E poi ritorniamo su. La cosa che ho dimenticato è che questo dovremmo farlo sul dorso dei piedi, quindi magari riproviamolo sulla punta dei piedi, è molto più difficile perché le ginocchia si alzano, quindi se volete riprovare, scendiamo e con o senza l'aiuto delle mani risaliamo. Non importa arrivare fino in fondo, alla fine queste posizioni dove andiamo all'indietro è una preparazione per poi andare da Ustrasana nella ruota, sono posizioni che richiedono fiducia
nel corpo, stiamo andando in una direzione che non vediamo, quindi le sviluppiamo un pochino per volta. Andiamo a riportarci nel nostro cane a faccia in giù. Inspirando, portate la gamba destra in alto, piegate il ginocchio, aprite bene l'anca. Manteniamo il ginocchio così mentre veniamo in avanti, aprendo il più possibile il ginocchio all'esterno, portiamo la tibia a terra, ci prepariamo per un piccione, quindi il ginocchio è all'esterno, in diagonale, poi camminiamo indietro col piede sinistro, troviamo bene la nostra posizione qua. Se sentite bene il bacino, anche qua il bacino è ben stabile, provate a spingere nella tibia per sollevare un po' il bacino, riposizionarlo e allungarvi bene. Questo tante volte, questa attivazione nella gamba a terra ci permette di trovare spazio, elevazione e anche stabilità. Andiamo ad aprire bene, spingete in quella tibia perché volete trovare la schiena del cane a faccia in su. E da qua, mano destra all'interno della gamba destra, pieghiamo il ginocchio sinistro, sempre cercando il più possibile di tenere il bacino neutro, che guarda avanti. Tiriamo un po' il tallone al gluteo. Se volete, andiamo a prenderci il gomito. E se c'è stabilità, spazio, andiamo a cercare la nostra sirena. E se ancora vogliamo andare oltre, magari con uno strap, andiamo magari a lavorare sul piccione reale, portando il braccio sinistro in alto. Ho provato senza strap e non ci sono riuscita. Magari ci riusciremo dall'altra parte. Avviciniamo bene. E da qua, piano piano sciogliamo e portiamo la fronte a terra. Un paio di respiri. Prima di passare all'altro lato, portate le mani a terra, ci risolleviamo, ritorniamo in un cane a tre zampe. E poi portiamo il piede destro a terra, bacino bene in alto. Inspirando, gamba sinistra in alto, piegate il ginocchio, aprite bene l'anca. E da qua col ginocchio all'esterno, veniamo in avanti e ci prepariamo per il nostro piccione. Portando indietro bene la gamba destra, cercando bene stabilità nel bacino. E provando a spingere nella tibia sinistra, in modo da trovare elevazione con i nostri muscoli e riuscire a ruotare il bacino un pochino più in su, magari le braccia in alto, magari le braccia dietro la schiena per aprire ancora un pochino. Trovate spazio e stabilità, ci può anche essere un mattoncino sotto l'anca sinistra se è molto 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 alta. E poi portiamo la mano sinistra all'interno, piegate il ginocchio destro. Cercate di tenere l'apertura che abbiamo appena fatto, che è fondamentale, quindi il bacino pesante che scivola in avanti, l'anca sinistra bella attiva, possiamo tenere il piede nel gomito e se vogliamo provare ad andare a cercare la nostra sirena. Ok, aprite bene quel petto. E anche qua, con o senza strap, proviamo ad andare a vedere come funziona da questa parte, possiamo andare a cercare la versione completa, qua va un po' meglio, e aprite, aprite bene, e poi lentamente lasciamo andare e veniamo in avanti. Devo ricordarmi di non mettere più la crema sui piedi quando vado a fare questa posizione, perché mi scivola il piede dalla mano. E a questo punto cominciamo a lasciare andare. Piano piano ci risolleviamo,
andiamo a portarci di nuovo nel cane a tre zampe per riequilibrare quello che abbiamo fatto sulla destra. Portiamo il piede a terra, portiamo le ginocchia a terra questa volta, andiamo a sciogliere. Ci sediamo, andiamo al centro del tappetino, mani davanti a voi, lentamente come se la schiena fosse un'etichetta che stiamo attaccando su un quaderno, senza voler fare grinze, una vertebra alla volta, veniamo a terra. Portate il ginocchio, scusate, il tallone sinistro sul ginocchio destro, ma tenete le mani a terra. Spingete il ginocchio all'esterno e tirate il ginocchio destro verso di voi. Quindi posizione attiva, anziché tirare con le mani, usiamo la nostra forza per andare a fondo nella posizione. Ginocchio sinistro che spinge all'esterno, ginocchio destro che tira verso il petto. Portate il piede destro a terra, mantenete l'incrocio e ruotate il piede sinistro a terra, quindi una piccola torsione mantenendo questa posizione nelle gambe. Se volete guardate in direzione del braccio sinistro e lasciate andare, cominciate a lasciare andare il lavoro, il respiro, la fatica. Torniamo al centro, piede sinistro a terra, piede destro che incrocia sul ginocchio sinistro. Prima cosa, spingiamo bene il ginocchio destro all'esterno. Il piede destro è super attivo, quindi il ginocchio è sulla stessa linea del piede. Spingiamo bene in fuori e poi, mantenendo questa attivazione, portiamo il ginocchio sinistro al petto senza usare le mani. Guardiamo qual è il nostro massimo range di movimento qui. Allunghiamo, allunghiamo bene. E poi da qua portiamo il piede sinistro a terra e ruotiamo per una torsione, portiamo anche il piede destro a terra, solo qualche istante, e poi torniamo al centro, ginocchia al petto, una bella inspirazione fino in cima trattenete, e poi aprite la bocca mentre lasciate andare, distendete le gambe. Distendete le braccia e andiamo al nostro Shavasana. Lasciando che tutta l'energia creata da questa pratica, particolarmente energizzante, visto che abbiamo lavorato sull'apertura del cuore, tutta questa energia abbia il tempo di distribuirsi, di andare dove serve. Piano piano, dopo questo breve riposo, che può essere breve ma super intenso, può essere tutto ciò di cui abbiamo bisogno per recuperare se abbiamo lasciato andare completamente, cominciamo a riportare il respiro nel petto, a muovere gentilmente le estremità. Magari allunghiamo ancora una volta di più, braccia, gambe, distendendo bene i punti dei piedi, allunghiamo le braccia come se volessimo diventare lunghi, lunghi, lunghi. E poi veniamo sul lato del corpo e piano piano con gli occhi chiusi ci riportiamo seduti. Andiamo ad apprezzare e a contemplare quello che può fare la presenza quando facciamo qualcosa con presenza assoluta.
cercando di portare questa presenza in tutta la nostra giornata, in tutta la vita, ricordando che il corpo e il respiro sono le nostre ancore. Vi ringrazio per questa pratica mattutina insieme. Io vi aspetto, non vedo l'ora di tornare a fluire con voi sul tappetino. Alla prossima. Namaste.